Ma abbastanza è chiaro che ad un certo punto voglio connettermi alla decina, amare loro, ma impegnarmi nell'autoannullamento, che è in qualche modo chiaro, ma l'odio per se stesso. Perché si aggiunge questo? Il desiderio di ricevere, dice il Rav, questo l'uomo, prima di essere corretto, ha una bestia al 100%, il desiderio di ricevere solo per se stesso. Se c'è un tale desiderio che pertiene, per esempio, all'inanimato, vegetale animato, allora è qualcosa lì che non si preoccupa, non può cambiare il processo del mio corpo, ma solo nel modo in cui è relazionato alle parti umane, ed è questo che noi dobbiamo passare attraverso la frammentazione lì, preoccuparci di questo, quindi l'amore degli altri e l'odio per se stesso, questo è tutto parte della parte umana, l'Adamo dentro di me, Shai, così io dovrei prendere la parte umana dentro di me, no, no, ha fatto, dice Rav. Significa, io non ho nulla di, non ho qualità, pensieri, desideri che non sono in relazione alla connessione con gli altri. Che non sono in relazione e connessione, non c'è un punto qui su cui io, cioè, significa forse io mangio troppo oppure mi comporto in modo differenti, io sono incline a differenti cose che sono apprezzate o no, queste sono cose corporee. Io non devo correggere questo. Io devo correggere solo la mia attitudine verso gli altri, dalla disconnessione, dalla repulsione, verso la connessione e l'amore. Solo questo. E quindi, quando tu guardi alla correzione, tu guardi a farlo in maniere differenti dai psicologi, dai filosofi o altri credi, eccetera. Tu devi prendere in considerazione da ogni persona solo la misura nella quale cambia se stesso per il beneficio degli altri e tutto il resto, ogni altra cosa, non è tempo, non vengono prese in considerazione, semplicemente non sono nelle tue, non le devi esaminare o guardare, perché non sono in relazione con la correzione. Il Creatore gli ha dato tali e tali attributi, desideri e così. Cosa? Così, dopo che lui ha corretto la sua attitudine verso gli altri, tutto il resto, tutte le qualità, pensieri, desideri, azioni che esistono in lui cadranno sotto le intenzioni dell'azione e forse ci saranno dei cambiamenti diversi, dei cambiamenti esterni. Solo le intenzioni si uniranno in questo. Si suppone che tu, la tua natura, noi possiamo vedere da te stesso che tu vedi, per esempio, mangi 2 volte al giorno e questo realmente ti fa diventare grasso. Così tu rimarrai in questa qualità e solo quando tu correggi allo scopo di dare, in accordo a questo, tu cominci a pensare a come lavorare con queste altre qualità allo scopo di dare anche. Shai, e sembra abbastanza chiaro, ma questa linea è così confusa però. Perché, dice Ra, tu sei abituato a guardare la vita in maniera diversa. Tu guardi all'uomo in generale, alle sue qualità, psicologia, differenti forme di comportamento,
che forse anche tutte insieme non sono qualcosa che vengono da lui, dal suo ambiente. E suppone, dice Shai, che io mangio per esempio due volte al giorno. Questo è il mio proprio affare, ma quando avviene? Quando io mangio due volte il pranzo, questo mi fa dormire, a causa di questo non arrivo alla lezione. E queste cose sono sempre mischiate. Tu devi lavorare, dice il Rav, nella società per essere quanto più... questa è la correzione attraverso la società, che non devi lavorare sulle qualità stesse mangiando due volte il pranzo. Mangia solo che tu continui ad mantenere l'intenzione dell'importanza della decina del conseguimento del creatore, e le correzioni verranno da questo, arriveranno. Così l'odio specificatamente verso la mia mancanza di desiderio di connessione, questo sì, diceva. Questo è, tu puoi avere cibo, sesso, soldi, conoscenza, non c'è problema, non devi limitare questo, tu non devi limitare questo in nessun modo. Cibo no, sesso no, famiglia no, soldi, onore, conoscenza, acquisisci l'intero mondo comunque. Che questa connessione, la tua connessione con il creatore, con la società, lì la grandezza è di quello che ti devi preoccupare. Non ha importanza se tu sei il più ricco, il più lussurioso, qualunque cosa, non è un problema. Nessuno ti dirà nulla rispetto a questo. E tu dici il creatore mi ha fatto in questo modo, l'artigiano vai all'artigiano che mi ha fatto in questo modo, ok?